Ciao a tutti ragazzi, sono Nidi e bentornati sul mio bellissimissimo canale, dove l'ultima volta avevo iniziato a smontare questo bellissimo trenino, questa bellissima locomotiva. Continuiamo a sistemarla perché dovevamo completare tutto, avevamo riparato le parti riparabili, avevamo comprato le cose comprabili. Ho speso un sacco di bombe dei sordi, ma va bene uguale, non mi interessa. Penso un sacco di soldi, ma non mi interessa uguale. Allora, montiamo questo. Dai, montati. Allora, poi di qua ho finito, andiamo di qua. Montati questo. Perfetto. È un po' lento a vidare, però dovrei acquistare. Vai. Dovrei acquistare i cosi. Come si chiamano? Aiutatemi, come si chiamano quei cosi maledetti? Gli aggiornamenti. Non mi usciva aggiornamenti. No, raga, bruttissima sta cosa. Non mi usciva aggiornamenti. Brutta, veramente, veramente brutta. Brutta. Ok, poi questo. Dai, a vita. In su. Ci metti la vita solo a metti cosi. A vita, no? Rompi i coglioni e basta. Ok, poi questo. Selezionamelo. Avvitamelo. Vai. Pronti. A posto. Ok, ci stiamo, manca il tubo. Tubo, seleziona, monta. Allora, andiamo a vedere sulla T di Teletette. No, ho sbagliato, questo è il tablet. Su incarico. Oh, abbiamo finito. Abbiamo guadagnato un buon 1000. Premi per il basso costo 0. È sbagliato, perché in realtà i premi per il basso costo li ho fatti. Ce l'ho avuti. Allora, costo previsto dell'ordine 40.000. Costo dell'incarico sul conto 46.000. Introiti 1000. Forse sono un po' bassini i miei introiti, eh? Ups, no, botta al microfono. Eh sì, un po' bassini gli introiti. Leggermente bassini, direi. Chi è? Mi arriva una notifica sul tablet. Allora, andiamo a prenderci un altro incarico. La locomotiva è passata sopra qualche presente sui binari. Diminuzione dell'asse nella sala montata nel carrello anteriore. Va bene, andiamo. Ah, questa non l'andiamo a prendere, ma ce l'hanno portata. Un pezzo solo? Un pezzo solo. Vediamo. Anteriore dice. È passata sopra qualcosa. Eccola qua, sicuramente. Collaudo. Questo. Esatto. Poi, per smontarlo, devo smontare tutti i cristi con le madonne. Diavolo, per smontarla veramente tocca smontare tutto. Mamma mia, fermi, oh. Per smontare sta rotaia devo smontare tutto il mondo. Scherziamo, vero? Stiamo scherzando, vero? Porca miseria, rada, devo smontare pure questi. Pure l'ammorti... Madonna. Tocca smontare tutto. Eh beh, è giusto, perché in realtà tocca smontare tutto per davvero qua. Cioè, nel senso... Nella realtà la rotaia è smontata tutta qua, mi fa un lavorone. Ah, qua c'è un bullone solo, meno male. Almeno non so tanti, allora. Volevamo subito quello di qua. Poi mi smonti questo. Smontami questo. Smonta. E come cazzo ti smonti? Ah, prima questo, che è quello che blocca. Ok. Ok, ci sto, raga, ci sto. Io spero che stia registrando, perché altrimenti sbrocco e tiro tutto e smontiamo tutto proprio. Oh, tutto. È venuto via tutto. Adesso smontiamo la gomma. Sì, la gomma. Senti a me. L'ammortizzatore prima, che non è proprio un vero e proprio ammortizzatore a quanto vedo, ma ci si avvicina. Possiamo smontare tutte le... Madonna! Ok, allora in teoria dovremmo aver trovato il pezzo, giusto? Giusto.
Madonna, un lavorone, un lavorone proprio. Allora, questo no, questo. E dov'è? Eccolo qua, 100% di opportunità, sì. Successo appena, perfetto, 100%. Tutto il resto sta a 98, va benissimo. Rimontiamo il pezzo. No, possiamo montarlo anche da qua. Ok, allora, rimontiamo prima la rotaia. Ok, poi rimontiamo la parte di sopra. Ok, questa. Poi c'è questa. Ok, poi c'è il tappo e il motore. Poi c'è l'albero del motore. Poi abbiamo il monoblocco qui che ferma il tutto. Eccolo qui. E ho 4 8 viti. Ci stiamo con 8 viti, ci stiamo. Ok, perfetto. E ce l'abbiamo. Poi montiamo questo, che c'è una vite sola, che questo dovrebbe essere impianto frenante, se non sbaglio. Sì, la pinza del freno. Madonna, che pinza strana. Allora, poi montiamo questo, che è quello, poi montiamo questo, che è quello che ferma un po' tutto la locomotiva qua, tutto il monoblocco. Dai, perfetto, perfetto. Poi ci abbiamo e tutta la parte esterna che dobbiamo rimontare, perché senza di questa, ovviamente. Ok, poi ammortizzatore, chiamato sempre ammortizzatore anche per quanto riguarda i treni, va bene. Tanto questo me ero dimenticato, è il tappo. Poi questa. Poi mi pare che non dovrebbe esserci più niente. Adesso abbiamo anche risparmiato sui pezzi, raga, perché io questo qua l'ho riparato invece di comprarlo nuovo. Quindi abbiamo riparato, rifatto sui pezzi. Ho risparmiato qualcosa sui pezzi, ok? In teoria dovrebbe essere a posto. Esatto, sì, buono, 2000. Ottimo. Ottimo proprio. Ottimo direi. Il signor Grey è ottimo, direi. 500, 500 e 1000. Madonna, che spettacolo quando funziona tutto. Queste sono le cose fighe del momento. Vedi, queste sono le cose fighe. Ok, andiamo a vedere qui. La commissione si è fermata sui binari e non può muoversi. Sembra un problema ai motori di trazione. Deve essere trainata in un garage per eseguire le riparazioni. E andiamo a prenderla. Ok, andiamo a prenderla. Andiamo a prenderla. Esci dal garage, sì. Dobbiamo andare a prenderla, ovviamente, perché se non la andiamo a prendere non possiamo ripararla. Mi pare ovvio. Mi pare ovvio. Mi pare ovvio. Mi pare ovvio. Oh, mazza quanto ci stai a mettere. E sa fa? Oh, perfetto. A4 e piazza la porta al freddo. A4. Vediamo un po'. A4. Porca vacca, sta qua giù. Sta qua giù. Allora, primo questo, poi questo. Uff, madonna quanti. Allora, andiamo avanti. Questo lo devo... no. Questo è giusto, quello è giusto, quello è giusto. O no? No, giusto. Sì, tutto giusto per adesso. È tutto giusto, tutto giusto. Questo è a 2 km, eccolo. È il prossimo, è giusto. Ok. Dovremmo esserci, Trovo un milione di generi, abbiamo a 4 e piazza... E piazza e porta in officina. Che vuol dire piazza? Vabbè, lo sa solo lui che vuol dire piazza. Allora, questo... no, ancora non me lo fa fare. Dai, su, muoviti. Accelera. Accelera. Questo è giusto. Quello è giusto. Questo è giusto. Ci stiamo, ci stiamo.
Ragazzi, io penso che ci possiamo vedere nel prossimo episodio. Io la faccio finita qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Come sempre, sono di Gravy Schirra. Lasciate un commentino. Scusate se dura di meno, ma purtroppo ho da fare. Ho da fare, devo tornare al lavoro. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre, sono di ciao a tutti.